Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di dialoghi attorno a Cascarpa. E anche questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che è ben nota a tutti coloro che si interessano all'opera di Carlo Scarpa, e cioè Orietta Lanzarini, storica dell'architettura che insegna all'Università di Udine. Infatti, sono numerose le pubblicazioni che lei ha dedicato a Scarpa, a partire dalla tesi di dottorato che affronta il difficile ma affascinante tema della relazione tra Carlo Scarpa e le arti. E lei lo ha fatto prendendo in esame i numerosi lavori di allestimento realizzati per la Biennale di Venezia e poi a seguire molti altri studi che si sono sempre rivelati puntuali e precisi e quindi utili a gettare luce su qualsiasi tema che lei abbia affrontato. Ecco, questa sera verrà toccato un tema molto importante. Perché riguarda un'opera semplicemente eccezionale, e cioè l'intervento di Scarpa negli anni '50 alla gipsoteca di Possagno, con la realizzazione di una nuova ale e in generale un ripensamento totale della casa natale di Antonio Canova divenuta appunto museo. E attraverso l'intervento di questa sera, che si basa sulle ricerche condotte su un libro recentemente pubblicato, precisamente nel 2020. Sarà possibile comprendere come per questo difficile tema progettuale che aveva come oggetto la messa in mostra di gessi e bozzetti del canova, Scarpa abbia lavorato come suo solito su più livelli, anche proprio nel senso delle quote, ciascuna delle quali individua una ben definita porzione dello spazio fino a scendere così nel luogo dove ha collocato le tre grazie davanti alla grande vetrata. E la luce poi è ciò che permette di coniugare tra loro le opere di Canova con lo spazio architettonico. Ed è una luce che cambia continuamente, che è diversamente modulata perché abbiamo aperture di diverso tipo. È così che le statue si vestono di luce e si sposano proprio letteralmente con lo spazio circostante. Ed è fenomenale, proprio perché è un fenomeno in continuo mutamento il variare della luce nelle ore del giorno e che rimanda anche alle sollecitazioni che lo stesso Scarpa molto tempo dopo negli anni 70 farà ai suoi studenti durante una lezione. E cioè che per un architetto la cosa più importante era quella di riconoscere le ore nel cielo. Per poi concludere, bisogna acquisire la potenza visiva per sognare le cose. Ed è certo che una visita a Possagno alla gipsoteca, che eh, consiglio ovviamente di fare non una, ma più volte, è in grado di accrescere questa potenza visiva, secondo l'esperienza di ognuno di noi. Ecco, in questo periodo possiamo accostare le due figure, quelle di Antonio Canova e quelle di Carlo Scarpa, perché vi ricordo che siamo nell'anno dei 200 anni della morte di eh, Canova e pochi giorni fa invece cadeva l'anniversario della morte di Carlo Scarpa, il 28 novembre. Ed è quindi un momento che diventa, come dire, l'occasione per continuare a parlare di loro. E proprio nel nome di questi due artisti abbiamo impostato qui in Fondazione un programma che a partire da questa sera proseguirà con il tempo con una mostra speciale proprio sulla gipsoteca nello stretto confronto tra scarpa e canova. E, come dire, tra lo spazio e le statue e che sarà una mostra fotografica con scatti di Tobia Scarpa su quella luce che seguiremo nel corso di un anno intero, lungo il passare delle stagioni. Ecco una luce che sempre cambia permettendoci veramente di vedere le cose. Ecco io mi fermo qua, ringrazio ancora per la sua presenza Oretta Lanzarini e le lascio la parola. Grazie, <ride> ringrazio moltissimo Mauro Pierconti per questo invito, ringrazio la fondazione che ci ospita, devo avvicinarmi scusate, e, e ovviamente sono molto felice di queste iniziative prese dalla Cascarpa, appunto, proprio in relazione a Carlo Scarpa e ad Antonio Canova. Il progetto che vi presento questa sera è un progetto che mi è particolarmente caro, devo dire che... Non vorrei dire che questo libro che ho dedicato alla museografia in epoca posbellica l'ho fatto per questa ragione, cioè per avere l'occasione di scrivere finalmente qualcosa su Possagno, un tema sul quale avevo ragionato a lungo. Io mi sono occupata dell'opera di Carlo Scarpa da lontano, anno 2000, cioè da quando è stata fatta la grande mostra di Vicenza e di Verona che aveva portato alla luce, diciamo, l'opera di Scarpa e poi ho avuto l'occasione appunto di fare una tesi dottorato in seguito a questo e ho continuato con, ovviamente alternandolo anche ad altri argomenti, a lavorare molto su Scarpa. E devo dire che ogni volta che mi capita di affrontare un nuovo tema mi accorgo di quanto poco io conosca l'opera di questo veramente grandissimo architetto nella sua enorme ricchezza di temi. Allora, alcuni di questi temi sono depositati proprio in questo progetto, forse appunto l'opera museografica più difficile che ha fatto Carlo Scarpa. La più difficile e la più fragile, e questo ovviamente tornerà nel mio discorso anche come tema presente, ma appunto mh, vado, uh, vado a presentarvi appunto questa breve relazione. E ancora ringrazio veramente tanto Mauro, mi fa molto piacere, e grazie a voi ovviamente che siete qui intervenuti. Allora, eh, non occorrono presentazioni rispetto a, a Carlo Scarpa, però sicuramente è necessario. Sottolineare un aspetto appunto del suo lavoro museografico che è fondato, a differenza di quello di altri eh, architetti, faccio il nome di Franco Albini del gruppo BBPR, di Franco Minissi, che si sono occupati della museografia post bellica, che hanno costruito appunto i capolavori museografici del nostro paese nel secondo dopoguerra. Certamente Scarpa ha una fondamentale differenza rispetto a questi grandi appunto maestri che il nostro paese ha avuto, ovvero. Quello che lui stesso ci descrive come una grande passione, lui dice una grande passione per l'opera d'arte. Mi sono sempre curato di conoscere, di sapere, di capire, sento vivamente questi valori e allora mi emozionano. E dice ancora, vorrei dire che auscultare, non ascoltare, ma auscultare come se fosse un cuore pulsante, no? un oggetto plastico, sia scultura o pittura ascoltare appunto certe qualità può aiutare intuitivamente a come collocarlo. Allora Carlo Scarpa ha una sensibilità per l'opera d'arte che nasce sia dalla sua grande passione, una passione coltivata fin da giovanissimo, sia da una enorme conoscenza appunto delle arti, un bagaglio eh, di conoscenza delle arti, dell'architettura. Eh, e anche della letteratura, del, di tutti gli aspetti, cioè della cultura, nel senso più lato del termine, che in qualche modo lo aiutano proprio in questa difficile impresa no? di, ehm, di sistemazione della Gipsoteca canoviana di, di Possagno, o meglio, della costruzione di un ampliamento, di un'ala nuova. Allora, conosciamo ovviamente. Antonio Canova, ma giusto per ricordare. Allora, con la morte di Canova è nominato esecutore testamentario Giovan Battista Sartori. Allora l'atelier romano dello scultore viene chiuso nel 1829 e i gessi vengono portati a Possagno, che è la città natale dell'artista che era nato appunto nel 1757, mentre era, eh, muore appunto a Roma nel 1822. Allora, la sua casa natale, della quale qui vediamo uh, l'androne, era, era composta da diverse parti, che adesso andiamo a vedere rapidamente. Allora, eh, vedete la parte in blu è praticamente la casa e il giardino, appunto, della giard casa natale di Canova. Poi l'Aula Lazzari, che è stata realizzata nel 1834-36 da Francesco Lazzari, porta il nome appunto dell'architetto, per ospitare i gessi canoviani la stanza dei modelletti che come vedrete avrà, ha un ruolo sostanziale proprio nella concezione progettuale di Scarpa rispetto appunto alla costruzione dell'area nuova e poi qui in rosa quella che sarà l'area di progetto. Già vi anticipo un'area di progetto come forse sapete se avete visto la gipsoteca è estremamente difficile perché abbiamo uno spazio triangolare con un limite fisiologico dovuto a degli altri edifici preesistenti, è uno spazio non in piano ma in discesa, quindi, uno spazio di una difficoltà anche da un punto di vista proprio progettuale estremo. Allora. Là, eh, molto rapidamente, la, la vita che era stata appunto della Gips, gipsoteca canoviana di Possagno. Eh, L'aula Lazzari era allestita eh, nel 1850 per la prima volta, appunto, con una grande quantità di gessi, come vedete quasi ammassati, non dico l'uno sull'altro, ma abbastanza la caratteristica di questo spazio era quello di essere uno spazio estremamente monumentale di fatto appunto in tutti gli allestimenti che si succederanno sarà appunto sempre come dire, questa è la sua principale caratteristica allora durante gli anni 20 cioè in seguito alla seconda alla, scusate dopo la prima guerra mondiale i jessica noviani avevano subito numerosi danneggiamenti allora, questa è la situazione, come vedete, dell'aula dell Lazzari negli anni 20 e viene allestito quello che viene chiamato l'ospedale dei capolavori nelle scuderie, scusate, torno un attimo indietro per mostrarvi, qui in queste, eh, questi ambienti appunto da Serafin, questo importante restauratore che si occupa proprio, proprio dei gessi canoviani. Allora, questo evento drammatico, ovvero il danneggiamento delle opere di Canova, come vedrete avrà un ruolo sostanziale anche nella lettura, nell'interpretazione che Scarpa darà proprio dell'opera canoviana, che è un'interpretazione del tutto originale, ma che neanche come dire, chi si occupa da un punto di vista critico, da un punto di vista della storia dell'arte, ha mai in qualche maniera tentato e Scarpa invece dà questa interpretazione molto particolare per le ragioni appunto che adesso spero di riuscire a spiegarvi. Allora, eh, il nuovo assetto post 1922 vede eh, una certa diciamo, riduzione del numero delle opere che però rimangono sempre molte e vedete abbiamo questa eh, caratteristica no, nell'aula Lazzaro di avere delle pareti abbastanza scure sui quali poi, sulle quali eh, risaltano i gessi candidi appunto di Canova. Eh, Scarpa commenterà questo aspetto, no? questo azzurro grigio azzurro ceruleo molto pesante, no? che in qualche maniera apparteneva a quella cultura ottocentesca eh, dalla quale lui si distacca nettamente. Allora, procedendo, la storia appunto eh, prosegue con un eh, crescente interesse del pubblico nei confronti dei gessi di Canova, nei confronti appunto di questa particolare forma dell'arte canoviana e viene costantemente segnalata come ci fosse una eh, cronica mancanza di spazio dove appunto poter allestire le opere in maniera decorosa, in maniera dignitosa e anche in maniera didatticamente adeguata. No? Siamo in anni in cui l'aspetto didattico, cioè l'aspetto di conoscenza eh, proprio da un punto di vista di quello che viene trasmesso dall'opera d'arte al pubblico diventa sostanziale. Eh, Appunto, la conoscenza delle opere da un punto di vista educativo è assolutamente la chiave no? di tutto quello che viene realizzato in età postbellica. È un'operazione, giusto per, per darvi un'idea su un argomento che, appunto, di cui mi sono occupata a lungo. Allora, dal 1945 una delle prime opere, tra l'altro, museografiche, cioè musei aggiornati, sono proprio le gallerie dell'Accademia. Eh, riallestite da Carlo Scarpa, quindi dal 1945 al 1953, quando viene fatta il primo, eh, chiamiamolo report, no, sui musei aggiornati in Italia, abbiamo in soli otto anni più di 150 musei completamente riformati, cioè trasformati con una veste aggiornata, per essere degli strumenti educativi per un paese che, come sapete, era ridotto in macerie. Non c'erano i soldi neanche per ricostruire le case, eppure si ricostruiscono i musei. Ecco, questo era il nostro paese in quell'epoca. Questa operazione straordinaria va avanti fino a circa la metà degli anni '60, e ovviamente Carlo Scarpa è tra i protagonisti. Ricordo, oltre all'Egipsioteca Canoviana, che fa parte di questo grande progetto, anche ovviamente. Eh, il Palazzo Abatellis 1953-54, ehm, il Museo di Castelvecchio a partire dal 1958-59 e così via, insomma tanti ce ne sarebbero. Allora, nel 1947 le Gallerie dell'Accademia fanno giungere a Possagno queste due grandi opere per arricchire un po' la collezione, no? E con due pezzi veramente straordinari. In particolare, Ercole e Lica, vedete questa imponente statua dell'altezza di oltre tre metri, diventa un po' la chiave del progetto no? di Carlo Scarpa: ovvero la necessità di realizzare un luogo per ospitarla del tutto particolare. L'altra opera eh, a grande scala, chiamiamola così, è proprio il Teseo vincitore sul Centauro. Allora trovano immediatamente posto. Nel nuovo assetto che viene ancora una volta appunto riorganizzato, vedete le opere, se notate sono sempre meno da Luigi Colletti appunto per la riapertura della Gipsoteca canoviana il 30 maggio 1948. Traggo queste immagini dal bellissimo studio che ha fatto. Gianluca Frediani appunto ha prodotto una monografia per Electa abbastanza un lavoro veramente pregevole, soprattutto anche per la ricostruzione storica, e ha fatto una serie di, come dire, di ridisegni dei disegni originali di cui appunto. Eh, mi servo in questa, in questa mia eh, piccola lezione. Allora, come vedete, qui il eh, appunto eh, Ercole e Lica e qui Teseo vincitore sul, sul centauro hanno trovato diciamo la loro collocazione. Le pareti sono diventate, come vedete, ancora più scure per far risaltare al massimo questi gessi. Apro una piccolissima parentesi su questo straordinario edificio che è appunto la. la l'Aula La, Lazzari, l'Aula fatta da Francesco Lazzari, perché è una delle poche, che io sappia, eh, reinterpretazioni del Tempio eh, di Venere e Roma, che è un tempio molto importante, che si trova appunto nel Foro Romano, è praticamente di fronte al Colosseo, si, vedono, si vede proprio questa eh, particolare abside appunto fatta con questi... Questa decorazione cassettonata a rombi e due poi eh, sezioni, diciamo di tempio, con una volta ancora a cassettoni. È un edificio veramente notevole che molto spesso, appunto, non viene quasi neanche notato. Quindi, bisogna, come dire, dare atto anche a Lazzari e alla sua capacità di riprendere una fonte piuttosto interessante. Allora, andando però a Scarpa. Eh, allora, abbiamo nel 1951 eh, Vittorio Moschini, che eh, era già stato compagno di. Eh, come dire, di lavoro con Carlo Scarpa, perché Vittorio Moschini era il sovrintendente delle Gallerie dell'Accademia ed era colui che, sulla scorta dei lavori che Scarpa aveva realizzato in quell'epoca, cioè in particolare la, ehm, la sede della Galleria del Cavallino, che lui aveva fatto a Venezia per Carlo Cardazzo, era una, una piccola galleria d'arte che però aveva l'aspetto di un museo. Allora, quando viene inaugurata, è lì presente appunto anche Vittorio Moschini, e in qualche maniera diventa il volano che poi. Quando c'è l'occasione, cioè a partire dal 1944, ancora prima della fine della guerra, ehm, è l'occasione per dare a Scarpa questo importante incarico, cioè quello delle gallerie dell'Accademia. Allora, eh, Moschini contatta Scarpa, che è il suo, diciamo allestitore di fiducia, chiamiamolo così, per la eh, riforma della Gipsoteca, ma appunto non se ne fa nulla. Nel 1955 poi si forma un comitato d'onore in vista appunto del del bicentenario della nascita appunto di, eh, di Canova e quindi viene proposto il nome di Scarpa per l'ampliamento. Tenete conto che nel 1955 Scarpa aveva appena finito praticamente il Palazzo Abatellis che gli varrà l'anno successivo, successivo il premio Olivetti per l'architettura, quindi insomma era già un nome molto noto, quindi ovviamente è un nome che, non, che viene immediatamente accettato viene eh, studiato il progetto e l'idea iniziale è proprio di mettere nell'ampliamento il teseo vincitore sul centauro, cioè questa grande scultura alta più di tre metri ehm, che appunto porta allo sviluppo di un'aula alta che quindi diventa la vera e propria chiave diciamo, del lavoro di Scarpa 56-57 viene realizzata l'opera anche qui non senza, eh, non senza polemiche perché poi Scarpa appunto in quegli anni lì comincia ad avere Tantissimi incarichi, quindi trascura un po' le parti finali, diciamo per quanto riguarda non so, i seramenti, queste cose qui ci sono, lettere anche di Moschini molto dure. Ma quello è un po' la cifra di Scarpa. Non era, eh, allora dovete pensare che negli anni '50 e prima ancora, Scarpa non aveva un vero studio di architettura, faceva tutto lui. Per cui anche quello è un motivo per cui questi aspetti, come dire, eh, anche chiamiamoli di dettaglio, vengono un po' trascurati. Dopodiché ovviamente avrà invece preziosi collaboratori, soprattutto negli anni 60. Allora, nel corso degli anni eh, 2000 c'è un aggiornamento impiantistico e a partire dal 2017 sono stati, eh, si è iniziato a fare delle modifiche alla Gipsoteca Canoviana di Possagno e quindi posso solo dirvi che quello che vi mostrerò non è, quello che, non è esattamente quello che vedete se andate a vedere la Gipsoteca. E questo ovviamente in un'opera così fragile è un pochino, come dire, deprimente, almeno per quanto mi riguarda. Io ci vado, a differenza appunto di, di quanto dice Mauro, ci vado raramente perché mi, mi fa un po' male al cuore, diciamo. Perdonate il sentimentalismo, ma adesso capirete perché. Allora, chi era Antonio Canova per Carlo Scarpa? Lo capiamo grazie a queste preziose appunto, lezioni che sono state trascritte da Franca Semi, che era stata una sua allieva, una sua collaboratrice, in cui troviamo delle chiavi eh, incredibilmente come dire, importanti per capire il modo in cui Scarpa ragiona. Ovviamente, come i suoi ragionamenti espressi attraverso i disegni, sapete che lui diceva... Questa frase che io sempre ripeto ogni volta che ho l'occasione di parlare pubblicamente di scarpa no? rispetto al disegno, lui dice voglio vedere le cose, non mi fido che di questo, voglio vedere e per questo disegno. Allora per lui disegnare significava vedere, spiegare, parlare con chi poi osservava i suoi disegni. Allora i disegni non, non mostrano mai un percorso diretto. Mostrano sempre un percorso dialogico, quindi qualcosa di molto più complesso, no? di narrativo. Ecco, dentro alle lezioni di Carlo Scarpa c'è di tutto, non c'è mai praticamente la spiegazione di che cosa lui voleva mettere in un progetto, bisogna capirlo tra le righe, bisogna riuscire a interpretarlo, per cui quella che io adesso vi offro è ovviamente un'interpretazione personale di quello che può essere il senso di questo progetto però appunto credo che in qualche modo certi aspetti invece siano assolutamente come dire, evidenti. Ecco, in questo caso le parole sono molto semplici di Scarpa, vedete lui sta parlando con i suoi studenti, li rimprovera in qualche modo, dice, vedete, un genio, Canova, di quella grandezza, vi è passato per la mente? Dovreste ricordare, e questo è importante, le date di nascita e di morte. Questo... Questione della cronologia canoviana, come vedremo, è una chiave fondamentale. Ricordate le date di nascita e di morte. Dice: Morto giovane, anche, ha fatto moltissime cose, ma certo a voi non interessa. E invece è importante, se si vuole fare un lavoro museografico, esattamente. Bisogna conoscere colui con cui abbiamo a che fare. In questo caso, come succedeva a Scarpa per le mostre che lui allestiva nelle biennali, un autore monografico, una rarità perché ovviamente i musei erano generalmente costituiti da opere di tanti autori. Qui abbiamo un unico autore con un linguaggio omogeneo da mettere in mostra. Una collezione chiusa sostanzialmente, ovvero una collezione che non sarebbe stata incrementata nel tempo, nessuna necessità di avere delle mostre sussidiarie, perché sapete che i musei posbellici avevano questa caratteristica. Il Palazzo Bianco di Franco Albini, o il Palazzo Rosso, o il Museo del Castello Sforzesco dei BBPR, avevano sempre una sala delle mostre didattiche per integrare le collezioni sostanzialmente con tutto quello che la collezione in sé non poteva raccontare al pubblico. Per cui la mostra didattica aveva questa funzione. Qui non è necessario, abbiamo tutto quello che ci serve per capire chi è Antonio Canova, non ci serve altro. Abbiamo le opere e abbiamo soprattutto la sua casa. Allora, la chiave è proprio questa, la casa. Lui continua dicendo come se si trattasse di dover fare una casa, ed è di fatto quello che un po' lui fa, no? la casa dell'artista. Conviene sapere perfino se quella signora alla quale dovete fare una bella casa ha degli amanti, tanti o pochi o pochissimi. Se ci sono dei passaggi segreti da fare, se tiene alla casa, se tiene a ricevere, cioè una committenza psicologica del mondo in cui vive la signora. Allora. Questa committenza psicologica, questa conoscenza psicologica di, 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 della cosa che noi dobbiamo andare a presentare è la chiave di tutto. Chi era Antonio Canova? Quali erano i temi che appartengono alla sua cultura artistica e al suo tempo? Allora, i temi che lui riversa nella gipsoteca sono sostanzialmente questi: la luce, che già ha anticipato Mauro molto bene, che è ovviamente la chiave, ma anche l'ombra, non esiste l'una senza l'altra. E non è la luce e l'ombra, ma è la luce e l'ombra che forma un chiaroscuro, un bellissimo chiaroscuro. Il bianco, ovviamente, il teatro, che è l'altro tema importante degli anni di Canova, e il paesaggio. Il paesaggio, che è un paesaggio che diventa paesaggio foscoliano Foscolo, uno dei più amati appunto, artisti eh, da parte di Carlo Scarpa. Allora, la luce naturale, che diventa luce museografica. Usiamo ancora le parole di scarpa, vedete? Lui parla della luce dall'alto, la luce diafana dall'alto, come spesso si usava nell'Ottocento. Nell'Ottocento fu usata le prime volte negli studi stessi dei pittori che avevano tutta la luce rivolta a nord, perché si diceva che era la luce più perfetta. Lui parla in questo senso perché sa di non poter fare un'opera in realtà ehm, con una luce appunto diretta, abbagliante, ma che deve in qualche maniera governare, usare quella luce come appunto si faceva negli atelier degli, dei pittori. E ancora dice, parlando della luce museografica, sostengo e sosterrei se è possibile il concetto di luce naturale. Questa è una prescrizione di tutta la museografia postbellica, non solo del lavoro di Carlo Scarpa, eh, Minisi, Albini, chiunque appunto di loro si sia confrontato con un museo ha usato la luce naturale, l'ha usata in maniera magistrale. Da questo punto di vista c'è in corso un'involuzione nel nostro paese imbarazzante rispetto a quello che era invece l'utilizzo di questo straordinario mezzo, ora con la scusa che non si può usare, si chiude, si fanno le mostre buie, si fanno le luci a spot, si fanno delle cose orrende, ma su questo stendo un velo pietoso ovviamente, non è il no, scusate non è il momento di fare polemica. Allora. E l'ultima cosa che lui ci dice, vedete, nella sala grande, cioè nell'ampliamento della Gipsoteca, immaginavo una luce che venisse dall'alto. Quindi qualcosa di molto semplice, una luce eh, zenitale e proprio dalla luce lui parte. Allora, lui dice un'altra cosa importante in quella famosa lezione che è dedicata proprio alla, alla Gipsoteca e a Castelvecchio. Lui dice che l'opera è stata fatta illico e immediate. Allora, lì sul posto, io non capivo all'inizio che cosa volesse dire con quell'I sul posto, ma era proprio letterale. Cioè, allora, quello che state vedendo, secondo me, nella mia ricostruzione, è il primo disegno di Carlo Scarpa. Lui non inizia in realtà lavorando sulla, sulla pianta, la pianta, cioè l'organizzazione planimetrica dell'edificio, che è la cosa più difficile. Parte da questa intuizione, cioè come posso governare la luce. Da dove deve venire questa luce? Come faccio a portarla dentro a questa sala, che è appunto una sala alta che io devo prevedere per questa grande scultura? Allora, lì sul posto, lui dice, andando molte volte su quel luogo, osservando, queste cose sono arrivate quasi intuitivamente, no? illicotti immediate, lì sul posto. Allora, come funziona? Osservate, allora quando viene incaricato Carlo Scarpa gli vengono forniti i rilievi di, tutto quanto, di tutta la Gipsoteca, cioè di quella che c'era. Per cui abbiamo, vedete, il fianco dell'aula Lazzari, che riconoscete anche da questi tondi, e poi queste parti più basse che sono invece le ex scuderie, ovvero questi... Eh, quattro ambienti molto disordinati tra di loro, che però diventeranno la parte sostanzialmente eh, principale proprio dell'ampliamento. Allora, questo disegno è un disegno veramente parlante, perché anche se sembrano quattro, eh, quattro cose in croce, quattro segni in croce, in realtà osservate. Allora, che cosa ci ra sta raccontando Carlo Scarpa? Allora, innanzitutto il materiale che vuole utilizzare. Vedete qui com'è trattata questa superficie. Il cemento armato a vista, quella è chiaramente l'indicazione. Questa superficie ha appunto quel tipo di caratteristica. La luce, che è una luce, vedete, che arriva qui, quindi su questo lato, e che poi viene convogliata, osservate qui, da questi elementi che sono già queste particolari elementi di, eh, appunto, come li chiama, lucernaria di Edro che effettivamente vengono realizzati. Non saranno realizzati su questo lato, saranno realizzati su questo lato qui, sul lato corto, però sono già presenti in questo primo eh, diciamo, eh, studio che lui fa. E poi qui, vedete in questa parte, ancora un muro più basso e della vegetazione. Qui effettivamente lui realizzerà in questo punto un piccolo giardino. Quindi gli elementi diciamo, principali che lui vuole in qualche maniera usare, il materiale che vuole utilizzare, il tipo di illuminazione zenitale, l'utilizzo di questi elementi, il giardino, sono tutti già presenti in questo primo disegno. Allora, in particolare, vedete... L'aula molto alta per quell'oggetto che lui chiama oggetto molto alto, la luce che entra all'interno, il modo in cui la luce, vedete, si riflette sul muro e qui l'idea addirittura di fare ancora un'apertura zenitale, quindi una doppia presa di luce, sia questo dietro sia questo elemento qua. Allora, da questo primo inizio, eh, lui appunto comincia a ragionare proprio sugli strumenti per portare all'interno questa luce. Questo è un altro eh, edi, eh, disegno preesistente, appunto, sono questi, eh, come si chiamano, eliocopie che gli vengono fornite, su cui lui disegna direttamente, disegna, vedete, una specie di torre, qui, eccola qua, ce la mostra meglio, con i quattro angoli eh, tagliati nei quali vengono inseriti, appunto, questi diedri di eh, vetro. Li vediamo meglio qui, vedete, per fare entrare la luce. In quello stesso disegno, non ho purtroppo l'immagine intera, ma tanto non servirebbe, oltre a esserci questo dettaglio che avete visto, si collega qui, si legge poco, ma insomma con questa specie di torre che corrisponde in realtà all'aula alta, no? quella dove doveva entrare la macro statua di Canova, e poi appunto questo elemento qui. E nello stesso disegno lui fa anche questi due altri studi che sono eh, ci fanno capire il licoti immediato, cioè come fosse già stato progettato tutto l'essenziale della gipsoteca fin dal primo momento a, come dire, a, a contraddire quell'idea che scarpa progetti lentamente, stia lì a rimuginare. Succede ovviamente, ci sono altri progetti, ma non la gipsoteca. Abbiamo pochi disegni proprio perché. In qualche modo, questo progetto nasce da un'intuizione, da un'esigenza talmente, eh, come dire, eh, talmente che costringe talmente il progettista, da avere praticamente nella sua ottica un'unica soluzione. Allora, quello che lui ci mostra, che cos'è? È questo grande eh, elemento di bocca-scena, per rimanere appunto in tema teatrale, attraverso il quale noi guarderemo quello che succede all'interno dell'ampliamento della gipsoteca, cioè nell'ala nell nuova. Una boccascena che lui mostra dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'esterno. Allora, fidatevi per ora perché poi ve lo mostro direttamente sulle fotografie e capirete come questa prefigurazione dello spazio, sia come sempre accade per Scarpa, assolutamente come dire, coincidente con quello che poi è la realizzazione materiale dell'opera. Però, questo era semplice da risolvere, quel problema lì della luce che doveva scendere dall'alto cinque minuti, fatto. Il problema vero è la planimetria, che è un vero e proprio come dire, rompicapo per l'architetto. E ce lo mostrano questi pochi disegni che noi abbiamo, disegni planimetrici, perché anche questo in relativamente poco tempo si risolve. Allora, questo disegno molto bello e molto complesso allora abbiamo l'aula Lazzari vedete in cui lui comincia a fare delle ehm, dell'analisi diciamo dell'allestimento perché di fatto anche l'aula Lazzari viene allestita da Carlo Scarpa, è stata completamente anche questa trasformata, smantellata però è un'opera di Scarpa era un'opera di Scarpa anche questa comincia a studiare le vetrine, qui la vedete a capovolta ma insomma è facilmente riconoscibile e poi qui vedete col rosso e col blu in quei Tre ambienti preesistenti cerca in qualche maniera di inserire l'ala la, la nuova, appunto, che è stato incaricato di, di realizzare. Vi ripeto: qui ci sono degli edifici e questo spazio qui è uno spazio triangolare che scende. Allora non sa esattamente come muoversi, ma eh, dove trovi la chiave, diciamo, per risolvere il problema, ce lo dice proprio attraverso questo disegno che vedete è ricchissimo, ricchissimo di studi. A un certo punto, qui e qui abbiamo due elementi chiave che ci fanno capire come andrà a svoltare il progetto. Eccoli qua. Allora, questa è chiaramente l'aula Lazzari, come vedete. No? Questo portico è il portico del giardino che dà sul giardino della casa di Canova, quindi questo esisteva, questo no. Ma questo portico qui diventerà appunto una parte sostanziale proprio dell'ampliamento di Carlo Scarpa. Allora, come vedete, lui mette in evidenza delle cose in particolare. In particolare mette in evidenza questi due assi, i due assi ortogonali della gipsoteca preesistente, cioè dell'Aula Lazzari. Allora quello che lui pensa, quello che lui intuisce è che il suo allestimento, la sua nuova ala, deve eh, raccordarsi con questi assi. Con questi due assi ortogonali e di fatto diventano la chiave, diciamo, proprio del, dello sviluppo che poi acquisterà il suo progetto. Vedete altri dettagli, scusate, non mi soffermo, ma qui appunto l'aula alta, i raggi di, eh, di sole che entrano all'interno. Qui il messaggio contenuto è ancora più rarefatto apparentemente. Vedete, sono solo questi cinque segni. Che cosa sono? Allora. Nel 1956, cioè gli anni in cui Scarpa sta progettando questa cosa, lui sta anche realizzando uno degli allestimenti più eccezionali che siano mai stati fatti. Perché l'artista in questione, l'artista da esporre, è incredibilmente difficile nel suo linguaggio, ovvero Piet Mondrian. E ovviamente Scarpa ricava dalla, dal modo appunto di organizzare eh, le linee sulla tela di Mondrian. Qui vedete il, proprio l'allestimento, la pianta dell'allestimento di Scarpa. Ricava diciamo i motivi, i fili conduttori per poi organizzare il suo allestimento. Un allestimento in cui vedete nella. Nelle opere ancora di origine figurativa dell'artista, lui riconosce, guardate l'allestimento, la trama no, di quello che poi sarà il suo lavoro, cioè un lavoro fondato su queste griglie ortogonali eh, tridimensionali oppure anche piatte che l'artista, appunto, eh, per tutta la sua vita continuerà a studiare, superata la fase figurativa. Un allestimento che unisce insieme tematiche, appunto, legate a Mondrian, che trasforma lo spazio. Disegnato bidimensionale di, di Mondrian in spazio tridimensionale, ma anche l'utilizzo, vedete, una riflessione sull'arte povera. Qui il, il sacco di burri che viene in qualche maniera citato nel retro dei pannelli che utilizza Carlo Scarpa. Perché? Perché le fonti, le fonti artistiche, le fonti figurative diventano per Scarpa delle fonti. Eh, progettuali, lui riconosce nei quadri di Mondria, nei quadri di Burri o anche nelle opere appunto dello stesso Canova dei temi che poi vengono sviluppati, diventano architettura, diventano spazio architettonico. Allora detto, questo, appunto, finalmente la gipsoteca può avere il suo sviluppo, acquistando cioè una struttura che, come vedete, diventa una struttura ortogonale. La parte diciamo più allungata si stende. Appunto in discesa, parallela alla grande aula Lazzari, e poi una seconda ala, vedete, si innesta in questo punto a 90 gradi, quindi dando origine a questa configurazione A L che noi conosciamo, che è quella che effettivamente è stata realizzata. A questo punto, però, c'è un problema non indifferente per un museo, cioè il problema del percorso. Noi abbiamo di fatto due ali diverse. Una preesistente e una nuova. Allora come farle, come farle dialogare tra di loro? Allora, qui in questa prima versione, vedete qui c'è un circolino, perché lì sarebbero state sistemate le Tre Grazie. In una prima versione, cioè, noi abbiamo dall'ingresso un'immagine diretta delle Tre Grazie, che sarebbero state praticamente le ambasciatrici di questo museo. Invece adesso, come sapete, chiudono il percorso museografico. Allora, sarebbero state eh, appunto le prime cose che eh, i visitatori avrebbero visto entrando in questa ala, perché poi, vedete, ci sarebbe stata l'opportunità di eh, visitare questa prima parte, poi andare di nuovo nell'aula Lazzari, poi compiere un altro percorso volendo rientrare da qui oppure uscire da qui in fondo, e alla fine uscire da questo percorso, da questa porta. Allora ve lo mostro perché è più semplice: vedete, con il percorso che è stato ricostruito sempre da Frediani sulla base di un disegno, però, che è pubblicato su Casabella, in cui con grande difficoltà Scarpa tenta. Di unire questi due percorsi, no? queste due ali. Eh. Allora lì ovviamente cede per quale ragione e anche per fortuna, perché questo muro è comunque un muro ottocentesco preesistente, si dovevano aprire due porte. Per cui lui dice, in questo muro qua che vedete nell'immagine, lui dice: Ma uh, non, non, non potevo toccare cose del passato, dice appunto in questo documentario si chiama Onora con Carlo Scarpa, e lui proprio dice che, di, di aver rinunciato anche a questo. Come dire, a, a modificare questo elemento, che però viceversa diventa un elemento musealizzato. Adesso vediamo in che modo. Allora, questa è la versione, ehm, la versione appunto realizzata della gipsoteca, eh, che è composta da tante parti in realtà: ovvero la stanza eh, dei modelletti, che diventa una sorta di anticamera, di atrio con un ruolo sostanziale per poter leggere diciamo, lo spazio disegnato da Carlo Scarpa, l'aula Lazzari che viene riallestita dallo stesso Scarpa e poi le varie, le varie aule, l'aula B appunto che corrisponde a quella che lui chiama eh, l'aula stilobate, poi appunto vi spiego per quale ragione, l'aula alta, cioè quella dove doveva andare la grande statua eh, originale appunto di di, di Canova e poi l'aula allungata qui appunto una parte con una vasca d'acqua e un piccolo giardino la stradetta vicinale che è un'altra definizione di scarpa cioè tante parti che corrispondono a percorsi diversi ma che di fatto vengono in qualche maniera eh, ad essere eh, riunite in questo discorso armonico no? che è tenuto insieme da che cosa? è tenuto insieme dal linguaggio canoviano è tenuto insieme dalle opere di Canova che di fatto costituivano, come dire, i termini di questo racconto. Nel discorso di Scarpa l'aspetto narrativo, appunto, l'aspetto del racconto è sempre eh, sostanziale. Allora, questo è quello che noi avremmo visto, no? allora, dalla stanza dei modelletti questa incredibile ouverture, come l'ho appunto chiamata perché l'aspetto teatrale per me è molto evidente, eh, sulla mh, sulla la nuova della gipsoteca. Allora, Solo questa immagine, un'immagine d'epoca del 1958, parla chiaramente di quello che, è, quello che Scarpa ha fatto per Antonio Canova. Da questo lato, l'ingresso all'aula Lazzari e qui l'ala nuova completamente inondata di luce. Allora, qui ci sono delle eh, piccole strategie museografiche tipiche di scarpa che lui utilizza, in particolare l'utilizzo di queste due grandi sculture, vedete? Adone incoronato da Venere e l'Endimione Dormente, che sono posizionate una qui al centro e una qui su un lato. Allora, questa scultura in particolare ha un ruolo proprio di ehm, elemento, eh, come funziona? Come la rotatoria, avete presente? è un elemento come dire che ostacola il percorso immediato dell'osservatore. Bisogna entrare, avete presente, no? Si entra da questa porta e poi ci si avvicina ci si deve girare intorno, si deve girare intorno come anche a questa scultura, per cui appunto, è in qualche maniera è, è un percorso obbligato esattamente, dice la signora. Esattamente, non si può appunto evitare, ma conduce da questa parte o anche dalla la nuova. Fa proprio elemento di snodo, diciamo. Ecco, questa è una tipica tecnica di scarpa. Scarpa mettendo le sculture o le pitture o quello che è ci porta sempre dove ci vuole portare. Allora. Anche questa è una grande differenza rispetto agli altri museografi. Scarpa è una specie di regista, io lo paragono sempre a Kubrick per questa perfezione, no? per questa esattezza, per l'idea cioè che noi non possiamo guardare i suoi musei, le opere che lui allestisce come vogliamo. Lui ci indirizza sempre, ci dice devi metterti lì, devi guardare. Anche il caso del, del museo di Castelvecchio, no? conoscete l'allestimento di can, can Grande della Scala, che sembra molto libero, ma in realtà non è così. Ci sono dieci punti di vista preferenziali, e quelli sono, punto e fine. Lui ci porta dove dobbiamo andare. Franco Albini, al contrario, ci dice: eh, l'opera d'arte parla in sé, guarda quello che vuoi, lo spazio è quello che come dire, esercita il controllo su di te. Ma è un discorso poi che andrebbe in un'altra direzione, per cui comunque appunto scusate se ogni tanto divago, eh, appunto nel caso di scarpa invece questa scultura quindi ha questo ruolo fondamentale. E poi, appunto, di fronte a noi nel 2001, perché non è quello che adesso voi, se andate a vedere la Gipsoteca, potete vedere, ecco, questo è quello che noi avevamo. Una sorta di incredibile, io non ho altro termine a chiamarlo, che chiamarlo tableau vivant, perché ho qualcosa, uno si aspetta da un momento all'altro che queste figure si muovano <ride> dalla loro posizione miracolosamente armonica. Allora, qual è la cosa che più sorprende? Innanzitutto la costruzione dello spazio, osservate, lui mette questo eh, elemento che adesso non esiste più qui, esiste ancora la scultura, ma è stata portata in un angolo, messa in castigo nella... Nell'aula eh, nell Lazzari, allora, questo è il genio della morte. Il genio della morte, come vedete, è una struttura monca: non ha i bracci, non ha questo braccio. Eppure, noi possiamo vedere quel braccio che, che ci, come dire, invita a entrare in questo spazio perché perché è una tecnica molto utilizzata no? dalle arti contemporanee e anche dalle arti d'avanguardia, dall'architettura d'avanguardia, cioè quello che noi non abbiamo come completamento materico, diciamo, il nostro occhio lo completa automaticamente, perché sta nel nostro modo di percepire le cose, no? quindi questo elemento che in qualche maniera quasi appunto ci invita. La scultura che lui mette al centro, ovvero la danzatrice con i cembali, come vedete non ha le braccia, neanche lei. È un'altra di quelle sculture ferite no? dalla, dalla prima guerra mondiale. Ma capiremo, capirete immediatamente perché. Perché Scarpa ci spiega perché preferisce mettere queste opere in quella posizione qui al centro. Dopodiché, appunto, qui abbiamo un'altra tecnica ancora, vedete? Allora, perché sembra una specie di boccascena teatrale? Osservate questo elemento, questa è una putrella in acciaio dipinta di bianco e questo è un muro, ma in realtà sembra una specie di sipario no? che possa scendere ancora una volta e chiudere questo, questo quadro. La ragione è che il muro, come vedete, non si appoggia all'altro muro, rimane staccato, per cui perde la sua consistenza tettonica, diventa una specie di foglio. Ecco, tutti questi piccoli accorgimenti e poi osservate le opere, ognuna ha un chiaroscuro diverso. Non è la luce che domina la gipsoteca di Possagno, è il chiaroscuro, quel bellissimo chiaroscuro che appartiene all'artista a cui scarpa guarda per fare questo tipo di composizione. Allora, qual è la chiave per ottenere tutto questo? Ovviamente la chiave è una chiave progettuale. E torniamo su questi due eh, piccoli studi che avevamo visto, no? che lui aveva fatto, fatto il liquoti immediate, lì sul posto. Allora, questo, osservate, è esattamente quello che noi stiamo guardando. Questo taglio, altro non è appunto che questo elemento qui, vedete come seziona i due diedri? Lui l'aveva già previsto. E per quanto riguarda questa parte qui vedete il boccascena ecco qui lo vediamo in questa immagine non ne ho una di migliore vedete qui il dietro e il diedro del disegno che è quello che lui poi realizza effettivamente quindi l'intuizione che lui aveva avuto interno e esterno il modo in cui sarebbe, sarebbero stati letti gli spazi cioè era tutto già in qualche maniera eh, definito dall'inizio intuitivamente appunto chiaro nella sua mente perché dico che eh, appunto la, la questione è, come dire, così difficile perché, come vedete, sono questi dispositivi eh, illuminanti, diciamo, no? che determinano quegli effetti spaziali, però dal progettarli, al farli, a costruirli, a farli diventare spazio, cioè veramente questa, assieme al negozio Olivetti, è sicuramente l'opera più difficile e più virtuosa che io abbia mai visto, proprio nel, nel senso di controllo dello spazio per quanto riguarda l'opera di Carlo Scarpa, eh, dopodiché se uno va a vedere Terragni, Moretti, cioè tanti ce ne sono, eh, non sto dicendo che lui sia l'unico, però veramente la sua capacità di controllo qui è eccezionale. Allora, la scelta del bianco, l'altro aspetto importante, lui qui lo spiega, no? dice, eh, avevo notato nella gipsoteca il fondo della sala, questo color grigio ceruleo azzurro, un ideale un po' ottocentesco, appunto, che i, il bianco dei gessi staccasse contro il fondo scuro. E dice: Ma io ero contrario. Era contrario, quindi fa una prova, dice, e chiama i sovrintendenti a vedere come effettivamente fosse la reazione di queste sculture bianche su fondo bianco. Allora il bianco è la chiave sostanzialmente. Di, come dire, di riuscita della gipsoteca, non basta dire che c'è la luce, se non ci fosse l'ambiente completamente bianco non avremmo questi effetti. La ragione è semplice: se io ho, e lo vedete in questi due allestimenti, no? questo è Alberto Viani. Se io ho un fondo molto scuro, questo è l'allestimento di scarpa del 1952, vedete staccano soltanto i profili delle sculture. Perché il contrasto tra il fondo e il bianco fa vedere soprattutto la sagoma. Questo è quello che lui allestisce invece sempre Viani, dopo che ha allestito la Gipsoteca nel 1958. Viani, tra l'altro, vince anche il Gran Premio della Biennale per la scultura. E ehm, questo profilo appunto. È sì, presente, ma quello che anche si può vedere, si può notare è il modellato della scultura, perché il bianco consente di vedere anche quegli aspetti, quelle sfumature, quei dettagli, proprio perché non ve, il mio occhio non viene, come dire, eh, subito attirato dal profilo. Mi spiego. Quindi bianco e luce, i due temi. Allora, e qui si spiega la chiave appunto di tutto quanto il discorso, perché eh, almeno per quanto ho... Mi è parso di capire, in questo passaggio sta veramente la chiave di quello che Scarpa ha fatto nella Gipsoteca, ovvero fare un giudizio critico eh, nei confronti di questo artista. In che modo? Guardate cosa scrive. Canova è un artista genuino della fine del Settecento: cioè lui non lo mette nell'Ottocento, non lo mette nel secolo del cosiddetto neoclassicismo. Non lo mette dentro alla cultura napoleonica, lo mette dentro al Settecento, cioè lo mette nell'età dei Lumi, lo mette come ultimo artista dell'illuminismo. Allora, il torto, dice, fu che in quell'epoca già napoleonica le teste, i gam, le gambe, i piedi erano tutti tradotti con quel gusto, quel gusto neoclassico. È veramente quello che fa diventare antipatico, dice Antonio Canova. Bisognerebbe fare una cosa, un'operazione che ha un po' un rischio la rottura completa di mani, piedi e teste, perché proprio in quei punti dove ci sono i calzari, il coturno, il ricciolino, ecco, in quei punti esiste lo stile neoclassico, quello che lui vuole cancellare e quello che lui riesce a cancellare attraverso l'allestimento. Semplicemente non rompendo le mani, le teste, ovviamente, ma nascondendo con la relazione tra le opere quegli aspetti che secondo lui sono quelli più di maniera, chiamiamoli così, rispetto a quello che invece è quello che lui chiama, dal collo fin sotto al ginocchio, lo stile vero, la verità fatta, cioè l'arte che diventa viva. Ecco, questa è la ragione per cui questa opera è così fragile. È un'operazione che ovviamente è fatta su basi assolutamente aleatorie, effimere. Spostare un qualsiasi elemento di questo discorso porta a. A cose veramente incredibili. Allora, ovviamente per eh, poter, come dire, trascrivere questa idea, Scarpa ha bisogno di una fonte e la fonte che sceglie è la fonte che ovviamente rappresenta in qualche maniera l'arte la, stessa dell'illuminismo, ovvero l'arte di Chiepolo. Scarpa aveva allestito nel 1951 una grande mostra di Tiepolo, appunto. Una parte era stata allestita ai giardini di Castello, nel palazzo, appunto, del cosiddetto Palazzo Centrale o il Padiglione Italia. E aveva messo in mostra appunto questi straordinari affreschi staccati, dove quel bellissimo chiaroscuro che lui spesso appunto cita proprio in riferimento a, ehm, a Tiepolo viene come dire ad essere espresso al massimo. Ed è proprio questo in qualche maniera che lui riesce a fare, cioè riesce a interpretare Canova usando la luce di Tiepolo, usando quel modo di eh, come dire, creare questi chiaroscuri che fanno in qualche maniera, come vedete, è come se la luce dall'interno del quadro uscisse all'esterno. Ecco l'effetto che lui ottiene da un punto di vista architettonico, a mio giudizio ovviamente un giudizio personale. È proprio questo. Allora, logicamente, appunto, di fronte a questa difficoltà e a, questa, a questo virtuosismo, nel momento in cui io sottraggo a questo miracoloso equilibrio degli elementi, non posso che avere questo. Questa è la situazione della gipsoteca. Allora, per ragioni incomprensibili, sono state aggiunte le braccia alla danzatrice con i cembali. Ovviamente questo è un gesto, l'originale ce le ha le braccia, ed è nel, museo, ehm, nel Bode Museum a, a Berlino, per cui non, non c'era una vera necessità di completare quest'opera, appunto, non, non, non è che mancasse, diciamo. Sono state completate. Questo, il genio della morte, è stato sostituito con, la, con una delle più brutte sculture che ha mai fatto Canova, ovvero la danzatrice con le mani nei fianchi. Come vedete, qual è il problema da un punto di vista progettuale? Lo spazio che prima era profondissimo è diventato piatto. Questo è il problema, no? Cioè il gioco di Scarpa è proprio un gioco di regia, un gioco di misura basata non sulla realtà dei fatti, ma su una capacità manipolatoria dello spazio che non ha nessuno. Allora, eh, oltre a questo, questa cosa su cui uno potrebbe anche guardate questo. Cioè, non c'era un altro posto per mettere il coso per spegnere l'incendio, non mi viene mai il nome, la bombola, cioè, scusate. Cioè, Io, eh, basta, basta, no, scusatemi, ma veramente. Per cui, e ci sono anche cose peggiori che sono state fatte. Perché vedete qui i due diedri, no? Allora, in questo di qua, no, questo, scusate, ovviamente c'è l'edificio davanti. L'edificio era grigio, è stato fatto rosa, shocking. Per cui, quando voi andate, vedete il diedro rosa. Allora, eh, ovviamente, qual cosa. Scusate, ad, no, voglio essere precisa su, su questo. Cosa che mi indigna? Quello che mi indigna non è il fatto che queste cose siano state fatte da persone che, evidentemente, non hanno capito quello che avevano per le mani. La cosa che mi indigna è che voi, che non conoscete Scarpa quanto lo conosco io, non possiate vedere quello che vedo io. Mi sembra veramente ingiusto, profondamente ingiusto, perché non è che perché. Questo è il mio mestiere, io ho il privilegio di vederlo, no, tutti devono vederlo. Scarpa l'ha fatto per tutti, e questo è veramente terrificante, questo che mi indigna, quello che, è stato quello che è stato sottratto a livello di conoscenza alle persone che vanno a visitare la Gipsoteca e con questo chiudo questo discorso. Perché poi torniamo invece sulle cose, sulle foto d'epoca che appunto ci spiegano altre importanti tematiche. Allora. Il movimento planimetrico, il, lo spazio, cioè il sito, aveva una certa orografia. L'orografia in qualche modo viene, eh, ne viene conservata memoria all'interno della gipsoteca, perché appunto si sale attraverso quello che Scarpa chiama uno stilobate. Vedete come entro? Quando sono in questa aula quadra, qui, riesco a ottenere questo movimento – poi devo ridiscendere una scala, due scale verso il basso. Allora qui ho fatto uno stilobate. Forse, con, forse saprete che lo stilobate è la base del tempio. Per cui questo, come dire, è un tempio. E lui dirà rispetto ai gradini, quello è sagomare, che è un termine che usa anche Palladio. Cioè è qualcosa che ha a che fare con la qualità del dettaglio e con la qualità anche dello spazio. Uno spazio che diventa uno spazio templare. Quindi salgo, appunto ho eh, un primo spazio e poi questa aula, l'aula alta. E qui, vedete, ogni scultura ovviamente sta in relazione con le altre, i due grandi diedri neoplastici, perché di fatto sono espressione di quella cultura de Steyl, no? che è la stessa cultura di Mondrian, che è la cultura delle arti d'avanguardia, perché non è un ambiente che non parla con l'epoca a cui appartiene Carlo Scarpa, anzi al contrario, unisce l'età dei lumi all'età dell'arte diciamo, contemporanea. Quindi anche lì, un'unione appunto armonica da questo punto di vista, vedete, lo spazio dice sarebbe stato distrutto da quella scultura, ehm, il, non nel scusate, il teseo vincitore sul... Centauro perché dice che sarebbe diventato veramente un contenitore provvisorio, una cassa per coprire un oggetto, siccome era molto alto, avrebbe avuto una cassa molto alta e dice questo avrebbe creato, come dire, dei problemi. Invece, dice ehm, mi pare che siano risultati degli effetti plastici di notevole qualità, e infatti, appunto, questo è in, in qualche modo quello che si può percepire. L'altro tema importante che vi dicevo è il rapporto col paesaggio. Il paesaggio è un tipico tema non tanto settecentesco anche, ma anche soprattutto ottocentesco, il tema appunto foscoliano, eccetera, che appartiene anche alla cultura di Canova e appartiene alla cultura e ai gusti di Carlo Scarpa. Allora lo sguardo si apre sul paesaggio all'interno della gipsoteca in più punti. Abbiamo delle parti completamente chiuse, scusate, torno un attimo indietro. Come questa, un involucro completamente chiuso. Dopodiché, appunto, cambiamo la nostra direzione, il nostro asse. Siamo andati lungo questo asse qui, andiamo invece verso con, con questo asse longitudinale e il nostro sguardo si apre appunto verso l'orizzonte. Attraverso questa vetrata. Leggiamo questa che Scarpa chiama Stradetta Vicinale, sono quelle strade di campagna, il Trodo si chiama in Veneto, non so come si chiami da voi, che divide praticamente un campo dall'altro e qui vedete lui fa un omaggio a Canova perché utilizza questi sassetti bianchi e neri che Canova stesso aveva utilizzato nella, nel, nel tempio appunto a Posagno che aveva progettato davanti al selciato, appunto aveva utilizzato questa stessa tecnica. Allora qui devo indagare perché vedete che questi triangolini non hanno una posizione regolare, sono tutti differenziati, qui formano una girandola, eccetera. Secondo me, ma devo trovare un musicista che analizzi questo disegno, che è un disegno lungo, un metro e mezzo, tipo, è una partitura musicale. Io ho quell'idea, però appunto indagherò, indagherò, mi è rimasta la curiosità. E appunto, come vi dicevo, la ehm, facciata dell'Aula Lazzari, che non poteva essere forata, viene però musealizzata. Guardate, allora, questa che vedete, vedete questo muro con le bugne, con le bugne eh, piatte, è il muro dell'Aula Lazzari. Un pezzo lui lo porta dentro la gipsoteca, un pezzo è fuori, qui vedete che ce n'è un pezzo, e poi prosegue e va dentro all'Aula nuova e viene utilizzato come supporto per mettere questi bellissimi bassorilievi delle storie di, storie di Socrate. Quindi lui in qualche maniera non solo musealizza le opere canoviane, ma anche quell'edificio che è un pezzo storico no, della storia della gipsoteca. Per cui eh, fa gioco sia al suo lavoro di museografo e anche come dire, serve a mettere in evidenza l'importanza di quell'edificio che solidamente viene trascurato come se non esistesse. Anche lì, lui aveva una, alla base di queste operazioni, non solo di Scarpa, ma di tutti quelli che lavoravano all'epoca, c'era un grande rispetto per le cose che c'erano, per quelli che dovevano guardarle. Per cui è normale per lui no? non toccare cose del passato, come dirà Magagnato rispetto a Castelvecchio: sfiorare l'antico e dialogare con l'antico in quel modo. No? Ecco come fa questo incredibile gioco fatto con delle piccole, lui li chiama dei pettinini, cioè dei piani di cemento armato che crea degli effetti di luce, sui quali non mi soffermo perché non ho più tempo, scusate, mi sto già dilungando troppo, e poi vedete, da, da, da questo punto si legge l'interno della gipsoteca perché la gipsoteca di fatto si, si apre in quella posizione. Lui qui crea, vedete, un diedro vetrato che porta dentro la luce e consente di avere un dialogo fra la gipsoteca nuova e quella antica, quindi costante, e qui si apre un ulteriore movimento, un movimento verso il basso, in cui diventano protagoniste anche le teche, queste bellissime teche, ognuna delle quali aveva un mondo all'interno, aveva un'armonia di elementi. E qui scarpa, vedete, per sottolineare il movimento planimetrico, crea questo elemento eh, appunto da cui si, pre si prende la luce ma abbassa anche il soffitto. Allora da dove viene? Allora io mi sono fatta questa idea, lui lo utilizza anche eh, nel padiglione del Venezuela e secondo me il modello è questo, perché questa è la, eh, a scala completamente diversa, questa è gigantesca è la stazione di Santa Maria Novella forse la più bella stazione d'Italia realizzata da Giovanni Michelucci e il gruppo toscano eh, tra il 31 e il 33 e come vedete è proprio un vetro appunto, che gira a 90 gradi con un, un, con un elemento diciamo, di pensilina qui che viene in qualche maniera eh, reinterpretato in queste due, eh, due appunto, opere di scarpa poi lo utilizzerà è solo un'idea ovviamente chi lo sa allora, proseguiamo uh, ancora rapidamente appunto per vedere eh, come dire, il proseguo di questo, di questo percorso. Allora, eh, le, ehm, le te che accompagnano questo percorso verso il fondo dove si trovano le Tre Grazie, che sono scelte ovviamente come il punto d'arrivo no, di, uh, di questo viaggio attraverso le opere di Canova dove eh, Scarpa dice sono meravigliose questo abbraccio delle sei braccia che sembrano dei serpenti no? in questo gioco plastico che a lui ovviamente che era un estimatore, un amatore eh, appunto di di questa, della scultura di, questo, di questa epoca sicuramente sembrano così belli allora come vedete qui ci sono due elementi salienti in realtà ci sono le tre grazie e c'è la dirce e io Prego tutti i giorni Sant'Antonio che nessuno gli venga in mente di mettere la testa alla Dirce. Ecco, scusate l'ironia, ma ormai, perché come vedete la Dirce non viene usata solo per la sua meravigliosa schiena, ma è un piano, è un piano che separa nettamente questo spazio, che non è uno spazio indistinto, ma uno spazio gerarchicamente pre predefinito, cioè che definisce che ha. Per ogni sezione dei ruoli precisi, che sono quelli, appunto. E lei definisce appunto l'ultima sezione con i, le, poi le teche intorno. Dedico veramente un attimo a quello che c'era, perché è stata la prima cosa che hanno tolto quando io sono, appunto, mi sono venuti i capelli dritti che sono andata dentro e per la prima volta ho visto le variazioni avevano spostato tutti quanti i modelli dentro alle teche. Allora dentro le teche ci sono i bozzetti di Canova fatti appunto di, di, di terracotta e nell'archivio eh, nell Carlo Scarpa, appunto nel, nella cartella relativa a Possagno, ci sono decine, decine direi centinaia di queste piccolissime fotografie, ognuna dietro alla dimensione dei bozzetti, perché Scarpa non solo sistema le opere, ma ogni teca era un piccolo mondo e quello che c'era all'interno delle teche dialogava con le opere che c'erano fuori. In questo modo, guardate, queste sono le due matrone, questo è il piccolo George Washington, questo è il grande George Washington. Allora, questo gioco di scale noi lo troviamo a tutti i livelli nel lavoro di scarpa, lo troviamo nel piccolo dettaglio. Ad esempio della tomba Brion che poi lui trasforma in una soluzione architettonica a, a grande scala. Lo troviamo nella cultura che lui mette nel, nel mettere in relazione le opere, opere che magari hanno un piccolo dettaglio in comune e che in quel modo creano una catena no? che noi anche inconsciamente possiamo riconoscere. Ecco, queste relazioni ten, tenevano e tengono ancora in parte insieme il discorso e qui guardate ancora il linguaggio neoplastico. Vedete, in questo elemento di taglio, no? in questo ritorno ancora a una griglia ortogonale che sta alla base di tutte le opere di Carlo Scarpa, la Querini Stampaglia, se andate, cioè costruita su griglie che tengono insieme un discorso estremamente complesso. Allora, mancava ovviamente all'appello eh, un, un, un aspetto, diciamo. Significativamente espresso, ho parlato del paesaggio. Ma il paesaggio qui ha un ruolo ancora più forte nel momento in cui Scarpa, in qualche modo, induce in una eh, forma di museo, museografica Age, ovvero quella del museo d'ambientazione. Ma ovviamente l'ambientazione in questo, sapete cos'è un museo d'ambientazione? No? Eh, ad esempio, il museo di Castelvecchio ha una facciata neomedievale perché nel 1925. Avena e Forlati, Avena al direttore Forlati, il sovrintendente, trasformano una, una caserma ottocentesca dei francesi in un castello, ecco quello è il museo d'ambientazione. Allora, qui l'ambientazione è un'interpretazione, diciamo, di quella che è l'iconografia delle Grazie. Le Grazie vengono sempre rappresentate in mezzo alla selva, come sappiamo, ma c'è qualcosa in più. C'è un'ispirazione che Scarpa prende proprio dalle parole di Ugo Foscolo, che dedica alle grazie canoviane, questi bellissimi versi, «Nella convalle fra gli aerei poggi di bello sguardo, ovvio cinta d'un fonte limpido, fra le quete ombre di mille giovinetti cipressi, alle tre dive l'ara innalzo». E le tre dive hanno avuto la loro ara innalzata proprio qui in fondo, no? dove si vedono… Questi, eh, queste, questi alberi dove c'è l'acqua, dove c'è il piccolo giardino, che scarpa studia, le cui essenze doveva mettere appunto il leccio, doveva mettere il pitosforo, i varie, le varie essenze, appunto il lauro, eccetera, che erano appunto le essenze che vengono poi dalla cultura canoviana e foscoliana. Ovviamente il riferimento più ovvio è questo, non è detto che sia questa la fonte, ma insomma poco cambia, questo ovviamente è un dettaglio da Botticelli, ma c'è un altro tema, vedete che qui il muro praticamente che lui, dice, che lui costruisce, che è un muro in pietra di Vicenza, un muro con un colore giallo molto bello, prosegue ancora oltre la vetrata, cioè c'è anche all'esterno, formando una specie appunto di ortus conclusus, qualcosa che somiglia molto, vedete qui il muro che prosegue, a questo eh, al fondo di questo bellissimo quadro appunto di Lorenzo Lotto, che Scarpa aveva avuto l'occasione ancora una volta di maneggiare, di toccare, perché aveva allestito la mostra di Lorenzo Lotto nel 1954 al Palazzo Ducale di Venezia. Quindi, forse, forse visto che lui continuamente intreccia tutte queste tematiche, no? tutti, questi, tutti questi temi in qualche modo, e eh, queste fonti. Riescono a convivere dentro il suo discorso, anche questo potrebbe essere entrato. Questa è l'immagine di uno spazio veramente molto astratto dall'esterno. Vedete le grazie continuano a non essere un punto di riferimento anche dall'esterno della Gipsoteca e qui il paesaggio ovviamente delle, delle, dei monti e delle colline, eccole qui appunto quando poi le abbiamo raggiunte, possono diventare un oggetto da museo, le osserviamo, ci giriamo intorno e poi giriamo su noi stessi e torniamo indietro e quello spazio che ci era sembrato lunghissimo a tutto su un colpo diventa uno spazio cubico diventa uno spazio come vedete quasi quadrato, quasi un cubo. Per quale ragione? Il motivo da un punto di vista percettivo è molto semplice perché noi abbiamo vedete questi diedri qui vicino a noi che ci fanno da riferimento per leggere quello spazio, se io li metto tutti e due a confronto, ve ne rendete, rendete, scusate, ve ne rendete conto, vedete? Da qui, dal dall punto di partenza verso il fondo dove ci sono le grazie, sembra lunghissimo. Nel momento in cui io torno indietro, si accorcia, è sempre lo stesso spazio. Eh, ma questo, questa piccola magia, diciamo, che l'architettura e la museografia e soprattutto. Questa corrispondenza di amorosi sensi appunto tra Carlo e Scarpa e Canova ha permesso, la dobbiamo sostanzialmente al lavoro del nostro Scarpa. Bene, io vi ringrazio. Scusatemi se sono stata un po' lunga, ma. Grazie, grazie, grazie mille. Che è stata proprio interessante, per me potrebbe anche continuare. No. <ride> ecco. no, 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 se c'è qualche domanda. È ora, di, è, ora di, è ora di mandare i nostri ospiti a cena, per favore. Sì, sì se avete delle domande. Sì, sì. No, ma io volevo semplicemente, quindi, questa lezione doveva essere fatta questo incontro. Se fosse stato fatto prima, sarebbe stato ancora più illuminante e anche avremmo appreso e visto le cose con un altro occhio. Fatalità, sono andata in primavera in Cipsoteca, però non ho visto, adesso ho potuto cogliere qualcosa, però se parte che posso ritornare quindi rivedrò con altro occhio complimenti in ogni modo grazie grazie ma guardi allora io so che sono molto dura ma perché eh, no ma eh, no nel senso che eh, infatti allora io insegno allestimento e museografia anche anche se si chiama pratiche museali quello è allestimento e museografia ai miei studenti allora una studentessa mi ha detto ma, ma lei è sempre così polemica gli altri docenti non dicono mai nulla e io in realtà non è vero, anche i colleghi ovviamente c'è, però queste cose mi, mi toccano perché come ha detto una volta un'altra un importante appunto studiosa io non posso vivere senza la bellezza, io mi accorgo della differenza e la differenza mi fa soffrire per cui ecco sono, sono anche molto triste perché dico a me stessa, appunto, sapendo com'era, forse potevo fare qualcosa in più per poter. Eh, sì, però già il fatto di poterle comunicare, di poterle mostrare queste cose è molto importante. L'importante è che non se ne perda neanche la memoria. Guardate, io in questo appunto libro sulla museografia posbellica ho sofferto molto perché poi... Ho scritto anche un saggio su BBPR, sul Castello Sforzesco, che è un'altra opera straordinaria, e ovviamente ho dovuto anche fare i conti col fatto che anche quello praticamente è stato smantellato, non c'è più la Pietà, la Pietà Rondanini, è stata portata da un'altra parte, insomma, e sono cose che, insomma, bisognerebbe pensarci un pochettino in più prima di fare è a nel caso della Pietà Rondanini. La direzione, credo, semplicemente nessuno ha. Allora, io nel, dal 2017 ci sono state le prime trasformazioni perché, allora, quando c'era il comitato paritetico, c'era la, la, la gestione diciamo del patrimonio di Scarpa, che io sappia, era sempre rimasto tutto quanto a posto. Adesso la situazione di Scarpa è un po' complessa e... Non ho idea, non ho idea. Non ho idea, è stata, guardi, è stata sollevata recentemente da Sgarbi proprio la questione della pietà Rondanini, perché è stata appunto nel 2015, in occasione dell'Expo, è stato smontato l'allestimento. Lo conoscete quello che era dentro questa nicchia, no? che, eh, era, che infatti chiudeva il percorso museografico. Esattamente, e per cui è, è stato, ad esempio. Praticamente non esiste quasi più nulla, abbiamo il Museo di Castelvecchio e ci auguriamo che rimanga sì, perché poi il problema è quello, allora è vero, perché allora, scusate faccio una piccola digressione, 1957, quindi molto presto, Giulio Carlo Argan, che era stato uno dei, dei grandi promotori no, di questa trasformazione dei musei, dice il problema dei musei posbellici è che sono musei autoriali, come anche il Museo di Possagno. No? Allora, autoriali vuol dire che sono vincolati al modo in cui l'autore, scarpa, Albini, eccetera, li organizza. Invece, un museo deve essere vivo, deve essere flessibile, deve essere, si deve cambiare, si deve trasformare. Questo è vero, però il problema è se lo devi trasformare per peggiorarlo. cioè, Quello è il problema. Allora. Se uno sacrifica un allestimento storico perché è necessario, perché deve fare meglio, ma se è semplicemente perché è vecchio e lo butto via, cioè. E poi il problema è anche quello, cioè, da un punto di vista didattico, allora questi musei avevano una funzione didattica, cioè volevano insegnare qualcosa. Il problema della museografia contemporanea, è che spesso non ha questo scopo, io ho portato i miei studenti anche a vedere dei musei e veramente in uno. Cioè era, era così evidente che era stato fatto con l'idea che nessuno l'avrebbe visto, che non interessava a nessuno, per cui sono state messe lì le cose. Cioè questo, il problema dei musei in Italia è un problema molto grave. Sta, sta crescendo dei ragazzi critici, spero. molto critici. Allora... Dobbiamo guardi, la cosa, che, la cosa che bisogna imparare quando si va all'università, l'unica cosa che bisogna imparare è a pensare. Cioè io, io, quello che ho imparato io insegno loro, cioè io ho imparato a pensare e quello è. cioè altro non, non, non serve altro. Poi la cultura la si costruisce col tempo. Uno ne, io, quando, quando il, il, quello che allora appunto era uno dei curatori della mostra di Scarpa mi ha detto: Ma vorresti scrivere una, 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 come si chiama, una scheda no? su Carlo Scarpa? E io non facevo, facevo il dottorato all'epoca, non sapevo neanche chi fosse Carlo Scarpa perché venivo da tutt'altro percorso e poi pian pianino con grande difficoltà, perché mi mette ancora in grande difficoltà il nostro, eh, vi assicuro. Però no, adesso la prossima sfida sarà scrivere qualcosa sulla tomba Brion, perché sto riflettendo da tanti anni e, e devo prima o dopo scriverò qualcosa. Ma il mio, il mio amico Mauro mi ha preceduto in quello e chissà se sarò degna. Scusate questo divagamento. Bene. bene. Bene, allora grazie a tutti e buona serata e buona cena. Grazie, eh, grazie anche da parte mia. E arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.